Da questo momento dimentichiamo ogni pensiero negativo. Abbiamo voglia di ascoltare bella musica e divertirci. Lo facciamo allo stato puro. Ogni riferimento è puramente casuale. Si parte da qui, eventi divertenti. Eventi divertenti, non si smentisce mai. Conero Golf Club, insieme a Weekend e dintorni, okay. Cosa comincia a fare? A girare. Igor Cruciani ritrovato all'interno di questa location davvero, devo dire, da favola. La gente innanzitutto per divertirsi vuole una bella location, uno stile diverso da, diciamo, dal canone che sono le, tra virgolette, le discoteche. La location Conero Golf racchiude tutto quello che le persone vogliono adesso. Sara, l'immagine di eventi divertenti è una cosa molto importante. Noi richiediamo un minimo di immagine, di eleganza, nel senso, comunque sia, il Conero Golf Club è un panorama molto elegante, molto bello, molto un po' scicchettoso. È l'abbigliamento giusto per questa sera, era il colore. Le tue ragazze sono tutte di un colore differente, un colore estivo. Davide Domenella, quale sarà il brano per quest'estate? Dico, da funk è un po' legato a suoni dell'house anni 90, mi piacciono. Io vorrei che tu mi creassi quello che sarà e long drink dedicato ad eventi divertenti per l'estate 2013. Vodka, Contrôt, sciroppo di fragola e un po' di lemon. All ends with beginnings. What keeps the planet safe? Allora, dobbiamo dare un nome. Diciamo divertimento. Eventi divertenti e coinvolgente come staff, ci divertiamo tutti insieme e facciamo divertire la gente. Danny B è la voce che questa sera, devo dire, che ricopre questo spazio incommensurabile. Questo è un pubblico fantastico perché siamo nelle Marche, generalmente sono già tutti carichi di loro, poi con una location così veramente fantastica. Lo spettacolo, eventi divertenti, Conero Golf, one more time. One more time. Alessandro Sartarelli, io penso che questa sera Conero Golf Club goda del fenomeno estate 2013. Io credo che le immagini parlino da sole, perché è veramente una notte straordinaria. Questa è la nostra perla, è la perla del Conero, la riviera del Conero, ed è, diciamo, il must dei nostri eventi. Gli ingredienti sono semplici: qualità, selezione, soprattutto, diciamo, un po' di originalità. In una location dove normalmente non ci sono eventi, realizziamo queste serate straordinarie. Io ringrazio tutti coloro che collaborano, perché noi qui siamo una specie di circo, creiamo una situazione e la smontiamo nel giro di 24 ore. Simone Farinelli in una console davvero esplosiva, siamo partiti davvero alla grande. Il pubblico parla da solo, fantastico. Più caratterizzanti di eventi divertenti, H. Ciccio, per te che cos'è eventi divertenti? È la gioia di stare insieme, la gioia di vivere, è un punto cardinale del sabato sera qui delle Marche. Michele, tu sei uno dei
seguaci, diciamo, di eventi divertenti. E ormai tanti anni che frequento comunque i loro locali. E che gli eventi divertenti hanno fatto sempre comunque feste con bella gente vestita bene, e questo conta secondo me, perché di feste ce ne sono tante in giro. La differenza la fanno proprio loro, che comunque secondo me portano gente comunque di un certo livello. Ma così, di primo acchito, eventi divertenti al Conero Golf Club com'è? Ancora una volta eventi divertenti hanno organizzato una serata veramente esplosiva. Questi eventi divertenti, puro divertimento. Eventi divertenti è la notte che vi chiama. Eventi divertenti è il numero uno. Seguite eventi divertenti, vi divertirete anche voi. Conero Golf Club avrà altri due appuntamenti che saranno quali? Sì, uno il 20 luglio e l'altro il 16 agosto. E dal Conero Golf Club di Sirolo si conclude questo servizio di Weekend Dintorni. Davvero folgorante, migliaia le persone intervenute, eventi divertenti, si conferma il fenomeno dell'estate 2013. E cos'altro dire con eventi divertenti? Il verbo è unico, divertimento allo stato puro, insieme a Weekend Dintorni, che da qui con loro e per voi continua sempre a... Gira! Gira! Gira!